Hai solo 10 minuti? Nessun problema. Nel video di oggi faremo due set di esercizi per i glutei. Saranno due set intensi con esercizi che cambieremo ogni 30 secondi, così come il video che abbiamo fatto per gli addominali. Se siete pronti, prendiamo un tappetino ed iniziamo. Un po' di stretching, quindi mettiamoci nella posizione del chair pose e poi facciamo un cat cow. Espiriamo, inarchiamo la schiena, inspiriamo, guardiamo su. Espiriamo giù e inspiriamo su. Espiriamo giù e inspiriamo su. Un'ultima volta e poi facciamo un brevissimo down dog, piegando le ginocchia e poi mettiamoci in plank, di nuovo in down dog per strecciare le gambe bene insieme alle braccia, che useremo per un bel po', e poi in puppy pose e poi iniziamo col primo set. A gattoni e solleviamo la gamba destra, su e giù, tenendo la distesa il più possibile. Guardate in un punto fisso tra le vostre mani e gamba dritta. Ancora 5 secondi. E poi solleviamo la gamba destra in alto e la portiamo verso sinistra e poi verso destra, alternando in questo modo. Mantenete il corpo fermo, muovendo soltanto la gamba. E cambiamo esercizio. Pieghiamo il ginocchio destro e solleviamo e facciamo questo movimento su e giù. Inspirate ed espirate. Ancora per poco. Guardate davanti a voi per tenere il collo dritto. Ancora un secondo e passiamo al prossimo esercizio, aprendo la gamba in questo modo, verso destra. Su e giù. Mi raccomando, non portate le spalle indietro. Mantenetele bene in su, ancora 2 secondi e passiamo all'altra gamba. Su e giù come abbiamo fatto prima, per 30 secondi. Cercate di distribuire il vostro peso non solo sulle vostre mani, ma anche un po' sulla gamba destra. Forza, ancora 5 secondi. E cambiamo esercizio. Gamba verso sinistra e poi destra. Su e giù. Tenetela dritta. Inizia a bruciare, lo so, ma continuiamo ad andare avanti perché abbiamo un obiettivo da raggiungere. Avanti così, 10 secondi. Ancora 5. Pieghiamo il ginocchio destro. Pieghiamo il ginocchio sinistro e su e giù. Tenete la gamba sinistra più sollevata possibile. E sforzatevi. Ancora per un po'.
5 secondi. Su, tenetela su. E passiamo al prossimo esercizio. Gamba aperta e su e giù verso sinistra. Ce la possiamo fare, manca ancora poco. 5 secondi. 3, 2, 1. E velocemente ci distendiamo verso terra, gambe vicino al bacino e facciamo su e giù, bacino giù e su. Contraete i glutei più possibili quando salite su e non portatevi giù fino a toccare terra, ma rimanete su. Perfetto, ora stiamo su. Manteniamo, se volete, potete incrociare le dita e delle mani e sollevarmi con le spalle in questo modo e mantenete. Contraete più che potete. Ancora 15 secondi. Date tutto quello che avete. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e torniamo giù. Primo set fatto. Ora stretchiamo un attimo le gambe. Ci sediamo e riprendiamo il respiro, inspiriamo verso in alto, espiriamo giù e ci mettiamo il puppy pose per distendere bene le braccia e prepariamoci per il secondo set. Gamba destra in alto e su e giù per 30 secondi. Sollevatela bene e mi raccomando, le spalle dritte. Non infossatevi, anche se siete stanchi, lo so, ma tenetevi su. È solo la nostra mente che ci dice di fermarci, ma lo so che potete finire tutti questi esercizi. Ancora 3 secondi. 2, 1 e apriamo a destra e a sinistra con la stessa gamba destra. Siamo su più possibile. Brucia, lo so. Ancora 5 secondi. E prossimo esercizio. Chiudiamo il ginocchio destro e su e giù. Questo secondo set è più difficile. Ma manteniamo. Ancora per 10 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno e verso destra. Mi raccomando, non muoviamo troppo il resto del corpo, ma solo la gamba destra. E 5, 4, 3, 2, 1 e passiamo all'altra gamba. Su e giù. Portatela su il più possibile. E non toccate terra. Distendete bene le dita delle mani. Ancora 2 secondi. 1 e
passiamo al prossimo esercizio. Abbiamo quasi finito. E lo so che la vostra mente vi dice di fermarvi, ma non ascoltatela. Pensate solo al vostro obiettivo. 2, 1 e pieghiamo ginocchio e facciamo su e giù. Sono gli ultimi 20 secondi. Abbiamo ancora pochissimi esercizi e abbiamo finito. Non mollate proprio ora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e al prossimo esercizio. Muovetevi al ritmo di musica e cambiamo esercizio. Ci sdraiamo e solleviamo il bacino, su e giù. Contraete il più possibile quando siete giù. Contraete il più possibile quando siete su. E scendete giù senza toccare terra. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1 e manteniamo su. È l'ultimo esercizio. State il più su possibile, contraete più che potete. Ancora 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1 e ce l'abbiamo fatta. Potete tornare a terra, portate le ginocchia verso il petto e muovetevi un po' verso destra e sinistra. Ora distendiamo la gamba sinistra a terra e il ginocchio destro al petto. Inspirate ed espirate. E ora cambiamo gamba. E ringraziatevi per tutto il lavoro che avete fatto. Ora solleviamo anche la gamba destra, la distendiamo in alto e poi la sinistra. Ci riportiamo su pian piano. Un ultimo stretching alle gambe e poi facciamo anche un po' di stretching per i polsi, dato che li abbiamo usati parecchio. In questo modo, portando le mani verso di voi e girando i polsi. Inspirate ed espirate. Fate altro stretching se ne avete bisogno e solleviamo le braccia al cielo e respiriamo giù. Ottimo lavoro! Questi esercizi intensi sono perfetti se non avete tempo e se volete lavorare anche sugli addominali trovate qui sotto il link agli esercizi intensi per addominali. Al prossimo video. Buon riposo!